9 febbraio alle 19.30 c'è un aperitivo a teatro da non mancare al Teatro Sociale di Camogli, Blues Legacy. Siamo con Claudio Lugo, che è l'ideatore di Small Factory Ensemble. Che serata sarà quella di venerdì, allora, Claudio Lugo? Buongiorno Silvia, buongiorno a tutte e tutti. È una serata dedicata al blues, che fu chiamato blues classico, oggi preferiamo chiamarlo vaudeville blues, il blues che si sviluppò negli anni 20. Il blues nasce come forma molto popolare tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento sul delta di Mississippi, come si sa, ad opera soprattutto di poeti, cantori che girovaghi, diciamo solitari o comunque nella comunità, ma non abbiamo tracce di quello perché le incisioni di questi primi blues vengono dopo una grande stagione che fu governata artisticamente, intellettualmente dalle donne, perché le prime grandi interpreti di blues, quello che fu chiamato appunto blues classico o vaudeville blues, cioè un blues che andava per locali, girava con questi tendoni, faceva i pienoni, diciamo che il primo disco di blues fu registrato da Mamie Smith nel 1920 e vendette 75.000 copie, che in quell'epoca, con un'industria discografica nascente, è qualcosa di strepitoso. Sulla scia di questo successo, tre anni dopo, Bessie Smith, Downhearted Blues, ne vendette quasi 800.000, che sono cifre importanti anche per cantanti di oggi, autori e cantanti di oggi. Quindi raccontiamo un po' questa stagione al femminile, partendo da un testo di Angela Davis, che è uscito qui in Italia 2 anni fa per Alegre, che si intitola Blues e femminismo nero, in cui Angela Davis, che è sociologa molto importante soprattutto per gli studi di genere e per quanto riguarda la cultura afrodiscendente, sottolinea come queste prime grandi interprete, cioè Ma Rainey, Bessie Smith e poi Billie Holiday, hanno in qualche modo cantato la condizione, particolarmente la condizione femminile, di quegli anni non facili, perché eravamo in anni di apartheid, eravamo in anni di proibizionismo, eravamo in anni che poi portarono alla crisi, come sappiamo, del 29. Certo. E quindi in queste difficoltà loro cantavano nei loro blues le questioni quotidiane che riguardavano proprio loro, particolarmente con uno sguardo femminile. Intanto noi stiamo ammirando le immagini bellissime del Teatro Sociale di Camogli, un gioiello davvero di teatro in cui sarete accolti venerdì, credo da un grande calore, anche perché il jazz è una delle tematiche, delle musiche più apprezzate dal pubblico di Camogli, che è un pubblico di habitué. Spesso il venerdì si sorseggia da questi palchetti l'aperitivo ammirando lo spettacolo. Volevo però chiudere la nostra intervista anche con un riferimento proprio allo Small Factory Ensemble. Come nasce e qual è anche un po' il concetto che governa questo ensemble, che raccoglie giovani musicisti e musiciste? L'idea è stata proprio di avviare a questo tipo di attività studenti che furono del Pertini e che ora stanno in qualche modo frequentando i primi anni di conservatorio, e in un gruppo giovanile sostenuto in questo caso dalla ritmica di Esperanto. Rodolfo Cervetto mi ha aiutato molto nell'avvio di questo gruppo, di questa attività, e pensando appunto poco a poco di configurare un ensemble di giovani under 25, under 35 a seconda delle fasce, che possa accedere anche a dei bandi che ci sono opportunamente per la creatività giovanile, e quindi farli procedere per una strada. Questo è il primo progetto, che è sul blues delle origini, diciamo così, e che però potrà andare avanti con altri capitoli che riguardano il jazz, che poi si è sviluppato nelle stagioni successive. Quindi sia anche un progetto formativo con incontro di solisti, altri cantanti. In questo caso abbiamo Laura Torterolo, anche lei studentessa qui del Paganini, che è nota per il suo essere la voce solista di Birkin Tree, di musica irlandese, ma in questo caso si è prestata al lavoro e allo studio del blues, della vocalità femminile del blues degli anni 20.